Le donne, protagoniste della sua vita, delle passioni e delle sue delusioni, sono state il centro dell'esistenza del grande Enrico Caruso, ieri 151 anni dalla nascita. Il tenore, la cui fama è nota a livello internazionale, è stato ricordato con un podcast incentrato proprio sul suo rapporto con le donne e con un'inedita Ninna Nanna. Sui canali social, sul sito di Palazzo Reale a Napoli e su quello del comune toscano di Lastra Signa, dove si trova Villa Bello Sguardo, residenza italiana del tenore partenopeo, è stato pubblicato un podcast originale a cura di Dario Ascoli e Angela Caputo, con numerosi documenti sonori. Si apre con la Ninna Nanna di Annarella Caruso, madre del tenore, presentata in un'assoluta anteprima e musicata da Ascoli sul testo giunto a noi, rifacendosi a strutture melodiche in stile fine Ottocento. Si raccontano con un ritmo serrato e preciso le love story del tenore, con inserti musicali delle sue interpretazioni e stralci dalle sue lettere d'amore. Una narrazione che ci svela anche particolari momenti e sentimenti di Caruso, che rivelano i suoi difficili, coinvolgenti e a tratti tormentati rapporti con l'universo femminile. L'amore viscerale per Ada, la passione per Rina e la dolcezza che lo ha legato a Dorothy. La passione, il motore di tutto, dalla culla fino alla morte.